Salve amici e benvenuti anche oggi sul canale. Oggi faremo una discussione, un talk, vi esporrò le mie opinioni sul Game of the Year. Come vedete nello sfondo ci sono le nominees, quindi le nomination per quello che dovrà essere il Game of the Year di quest'anno, cerimonia che avrà luogo il giorno dell'uscita di Cyberpunk, tra l'altro il 10 dicembre. Vorrei proprio condividere un po' cosa ne penso un po', sia della manifestazione di per sé, che della scelta di questi particolarmente giochi in particolare. Perché non è che mi convincono tantissimo. Ci sono 100.000 categorie in realtà, ma a me interessa solo questa, e neanche tantissimo. In realtà questa manifestazione del Game of the Year, dei Game Awards, si può assimilare, diciamo così, avvicinare anche a quella degli Oscar, quindi un premio dell'industry per l'industry, quindi un po' di pacche sulle spalle che si fanno dopo un anno per decidere qual è stato il migliore tra di loro. Ma non necessariamente le scelte critiche sono così giuste. Infatti ci sono dei giochi che mancano, in particolare un gioco che manca ed è abbastanza scandaloso secondo me dal punto di vista del giocatore. Comunque, anzi, iniziamo proprio da questo perché è la cosa forse più interessante. Tra questi 6 giochi direi che Doom Eternal ci può stare, Final Fantasy VII Remake certamente ci può stare, Ghost of Tsushima in realtà è un po' così, abbastanza normale come gioco, poteva anche non esserci. Hades è sicuramente una cosa figa che ci sia perché è un indie game ma notevolissimo, quindi ci sta e sono anche un po' stupito che sia nel Game of the Year. Animal Crossing invece è... insomma, ne parleremo di Animal Crossing e del perché o non... o di perché è qui o perché non dovrebbe essere qui. E poi, vabbè, chiaramente The Last of Us Part 2, che diciamo che è il favorito sicuramente di questa... di questi... tra questi titoli, insomma. Chi manca? Beh, secondo me sicuramente manca Alyx, Half-Life Alyx, e diciamo che potrebbe... qualcuno si potrebbe lamentare che anche Ori 2, poteva essere tranquillamente tra questi giochi, magari al posto di Animal Crossing o anche di Ghost of Tsushima. Premessa delle premesse: io ho giocato tutti questi giochi tranne Ghost of Tsushima, ho finito solamente The Last of Us Parte 2 in realtà, anche perché comunque per esempio Hades è un roguelite, quindi insomma dire finito è un po' difficile, ci potete giocare anche per centinaia di ore e ve lo consiglio, sta anche in sconto su Steam in questo periodo. Beh, Animal Crossing ci ho giocato, l'ho comprato proprio durante il lockdown, è chiaramente un gioco che non finisce mai, quindi però un centinaio di ore glielo date. Final Fantasy VII Remake l'ho quasi finito, però onestamente non è il mio genere quello dei JRPG, anche se sono questo è molto più action. Però comunque lo ritengo un ottimo gioco. E Doom Eternal, incredibilmente, a me piacciono tantissimi FPS di quel tipo, è tecnicamente mostruoso, ma non sono riuscito a finirlo a un certo punto, mi sono un po' scazzato, perché ci sono troppe sezioni di platforming in un gioco in cui secondo me doveva essere tutto più tirato sul combattimento, come il primo Doom, cioè il Doom rifacimento del 2016. Quindi in realtà non l'ho finito Doom Eternal, però è pazzesco, quindi sicuramente è giusto che ci sia. Ma parliamo di Alyx. Perché non c'è Alyx? Perché non c'è Alyx in questo set di giochi Game of the Year? Alyx che tra l'altro sarebbe l'unico gioco, secondo me, che può contendere The Last of Us Parte 2, come se ci fosse stato come vincitore. Anche perché, spoiler alert, sicuramente, secondo me, vincerà The Last of Us. È palesemente tra questi il gioco migliore, proprio di tanto. Perché non c'è Alyx?
Semplice, perché l'industry non ritiene il War al momento ancora sufficientemente importante, proprio a livello di quote di mercato. E questo è importante per loro, dato che, come vi ho detto, questa è una manifestazione più che altro per farsi complimenti tra di loro. Quindi il VR non è ancora ritenuto a livello del resto del gaming, che da un certo punto di vista è sicuramente vero, perché i giochi veri di VR sono veramente pochi e Alyx è mille miliardi di chilometri avanti a tutti. Io l'ho giocato con l'Oculus, che c'ho qui, Oculus Quest, che però col cavo potete attaccare al PC. Non l'ho giocato neanche al massimo delle sue prestazioni, non lo appoggiamo qua da qualche parte, perché io ho una 1080, quindi diciamo che ce la fa a reggere VR, ok, decentemente, ma questo è un gioco coi controcoglioni molto pesante. Quindi l'ho giocato al minimo sindacale. Se dovesse arrivarmi questa 3070, magari lo rigiocherò a dettagli decisamente più alti e sarà ancora meglio. Ma è un gioco folle. Io onestamente mi piace il VR, ma non è che sono tutto questo enthusiast. Ma Alyx è qualcosa di incredibile. Cioè, fuori di testa. Se potete provarlo da qualche parte, provatelo, perché è assurdo. Ed è incredibile che non sia qui comunque. Cioè, dal punto di vista del giocatore, mi dispiace parecchio, perché merita, meriterebbe anche di vincere Game of the Year, proprio per la sua rivoluzionarietà. Cioè, sì, rivoluzionarietà. Per il suo essere rivoluzionario, diciamo così, del mondo del gaming. Perché è il primo gioco, è unico gioco al momento, secondo me, che ha un senso vero di gioco, anche se sei in VR. Perché chiaramente il VR ha tantissime limitazioni, no? A molti semplicemente stanno male appena si mettono un visore, anche se il gioco è permissivo. Inoltre comunque è faticoso giocare in VR, in particolare l'Oculus è abbastanza pesante, tutto sbilanciato avanti, quindi oggettivamente già dopo una mezz'ora siete un po' stanchi, e una sessione di al massimo un'ora e mezza poi non ce la fate più, quindi non è il massimo anche da questo punto di vista. Poi in particolare, chiaramente questo è un gioco che va giocato col cavo, attaccato al computer, quindi non c'è la comodità dell'Oculus di essere senza fili. Ci sono un sacco di problemi, per questo il VR ancora è indietro. Inoltre tecnicamente il VR ha bisogno di un sacco di aggiornamenti, di investimenti, cioè servono visori più leggeri, comandi ancora migliori, serve che sia tutto senza filo, serve un hardware maggiore sia per le lenti che per il software, quindi servono PC veramente forti che possano elaborare e darti un'immersività migliore. Quindi VR veramente sarà bello fra 3-4 anni probabilmente. Quindi lo capisco dal punto di vista commerciale, però da player io vi dico che doveva esserci Alyx qui e forse doveva anche vincere. Per il resto chiaramente vincerà The Last of Us Parte 2, gioco stellare, l'ho giocato su PS4 Pro. Sulla storia non dico niente, perché sulla storia è opinabile, c'è chi è piaciuta, c'è chi non è piaciuta, anche le scelte, anche il ritmo per come è divisa la storia, questo è opinabile. Quello che non è opinabile è il gameplay, la parte tecnica del gioco. La parte tecnica è Dio. E 10 su 10, 11 su 10, cioè su un hardware vecchio comunque come quello della PS4, perché comunque gira bene anche in PS4 liscia o PS4 Pro, comunque è incredibile. C'è una grafica assurda, animazioni assurde, animazioni dei volti assurde, animazioni proprio del gioco, cose che puoi fare, gameplay divertente, perché il primo Last of Us era ok come gameplay, ma questo è stellare. Intelligenza artificiale è la migliore di sempre, penso. Hai giocato un gioco con un'intelligenza artificiale così avanzata? Tutto curato in ogni dettaglio. Questo gioco è perfetto da quel punto di vista. Sulla storia, appunto, poi c'è chi gli è piaciuta, c'è chi no. Ma tra questi vince Last of Us Parte 2 e non ci sono cazzi. Possiamo anche scommetterci soldi che vincerà Last of Us Parte 2. E gli altri, è giusto che ci siano, non capisco onestamente Animal Crossing,
un pochettino, perché comunque è un passatempo, non è un videogioco vero e proprio. È sempre stato così, eh. C'è chi lo scopre ora, ma Animal Crossing c'è da tipo 15 anni su Nintendo. È curatissimo, quello che volete, ma alla fine è poco videogioco. E nel Game of the Year non mi puoi mettere un videogioco che non è un videogioco. Quasi quasi. Un po' come alcune storie grafiche, che non so, come posso essere, non so, Detroit Becomes Human, no? Quello io non lo ritengo, cioè un mezzo videogioco, è più che altro un film interattivo, se vogliamo. Quindi, niente. Queste sono le mie opinioni sulle nominees del Game of the Year. Lasciatemi un po' nei commenti cosa ne pensate voi, se avete opinioni diverse oppure simili alle mie. Soprattutto se qualcuno ha provato Alyx, mi faccia sapere cosa ne pensa, perché io veramente sono scioccato a vedere quel gioco. È qualcosa di incredibile. Spero che vi sia piaciuto il video di oggi, un pochino più discorsivo, un pochino più chattaresco. Noi ci vediamo sempre qua sul canale per altri video sul gaming in generale e sicuramente anche su Cyberpunk 2077. Ci vediamo prossimamente per altri video e una buona giornata a tutti.